Bentornati su Redotto, al consueto appuntamento con la cucina. Anche oggi una ricetta perfetta per il vostro Natale, curata dal nostro amico Marco Caldora, nostro cuoco di fiducia. Il nostro cuoco di fiducia, bello, grazie Jennifer. Oggi facciamo, infatti, Jennifer, sai, i giorni di Natale, i giorni di vigile, si va sempre per la seppia, pure non dispiace mai una seppia, un polpo. Noi oggi facciamo il totano. Lo facciamo, allora, il totano, tante volte si confonde il calamare e il totano, no, sono due cose completamente diverse. È vero. Il totano è più nostrano, è più locale, e il totano è un po' più duretto e emana poi quei profumi. Il calamare è più delicato. Il totano poi emana quel profumo, sai, di quella pelle rossa che si tira, sì, che vero, si no, cuoce. Sì, è vero, ha un sapore il intensissimo. Il calamare è molto più delicato e poi si cuoce anche prima rispetto al totano. E addirittura, ti dico di più, il totano io lo adotto, questi sono un po' più piccolini, quando sono un po' più grossi, quando faccio seppie e piselli, che non trovo le seppie, ci metto il totano. È ancora più buono. Sì. È ancora più buono. Ci metto il totano. Perché col calamaro, se facciamo un totano fritto, risulterà, non perché non è buono il totano, però risulterà un po' gommoso, un po' duretto. Invece perché non è adatto per fare. Non che non è adatto, è diverso a chi è abituato a calamaro. Io una volta, chef, sai come l'ho fatto? Nella pentola a pressione con un po' di rosmarino e basta. Sì. E l'aglio, ottimo, buonissimo. Buonissimo, infatti. E con la cottura pentola a pressione, poi chiaramente va benissimo per questo tipo di. E lo facciamo, guarda, in una salsa di pomodoro, però un po' in agrodolce. Ok. Qui abbiamo, già mi sono anticipato, una. Questa facciamo noi, la polpa di pomodoro, la che facciamo noi d'estate, e facciamo questa polpa di pomodoro. L'abbiamo messo con un po' di scalogno appena soffritto, pomodoro e. Lo facciamo bello cuocere, ma veramente allungare molto, proprio a restringere, con un po' di prezzemolo, e ci mettiamo, lo allunghiamo man mano che si ritira con un po' di fumetto. Ok. E quindi poi deve essere proprio ben cotto, okay. Deve proprio fare un concentrato, ecco, si deve denso. Bello addensare. Poi, con una padella bella calda, appena un filo d'olio, ci buttiamo uno spicchio d'aglio. Giusto per dare, per devozione, per devozione, e un rametto di rosmarino. I totani, l'abbiamo già pulito, lasciamo la pelle, spacchiamo un po' le teste perché altrimenti saranno un po' durette, e andiamo appena con la punta del coltello che taglia, appena un po' ad incidere la pelle, in maniera tale che durante la cottura la pelle va sempre un po' a tirare, quindi okay. Potrebbe spaccare. Noi andiamo semplicemente ad incidere. Ma senza tagliare le carni, però, solo la pelle. Andiamo un po' ad incidere con la punta del coltello. Perfetto. Ci abbiamo una padella bella bollente, il sughetto ce l'abbiamo già pronto. Voilà. Dal lato della pelle, giusto? Lato della pelle, sì. E mettiamo tutto in padella. Ecco, tempo di cottura, chef. Tempo di cottura, guarda, è minimo, parliamo sempre nell'arco dei 7-8 minuti stiamo. Ok. Tempo che lo facciamo scottare. L'olio appena un filo, perché dobbiamo fare tipo se fossero arrostiti. Ok. Come cominciano un po' ad arricciare, ogni tanto mi rimane rossicino. Lo togliamo. Succede anche a te. A me la vista un po' mi si abbassa. Poi questo rosmarino conferisce il odore. Sì, sì. Come secondo voi andiamo ad alzare e si arricceranno. Ok, li lasciamo così. Li facciamo arricciare. Io adoro i totani, a me piacciono tantissimo, chef. Ma sapete perché sono rimasti questi ossicini? Perché stamattina abbiamo preso il pesce. E mentre Jennifer è andata in cucina. È vero, stavamo chiacchierando mentre li stavi pulendo. Però mi sono incantata perché eri bravissimo a pulirli, a non privare, vedi, hai tolto gli occhi uno alla volta e il becco, invece io taglio il ciuffetto. Ho imparato un'altra cosa osservandoti stamattina, hai chef, visto? Capito? Stavo osservando come pulivi il pesce. In una maniera minuziosa, senza sprecare nulla, questa è una vera e propria arte. Invece io di solito taglio i tentacoli, invece no, bisogna togliere gli occhi e togliere il becco senza romperlo. Senza rompere, basta spaccare. Che andiamo praticamente a buttare. Sì, non serve. Perfetto. Quanto sono belli! Un pizzico di sale. Ok.
bene, prendono colore. A questo punto, ma questa padella è in ghisa, certo. Sì. Sembra leggermente, deve essere. Mettiamo, questo è aceto, aceto di vino bianco. Mettiamo un goccino d'aceto. Ma dai. Stiamo facendo un agro dolce, dove l'agro sì, penso sia dall'aceto e il dolce anche dal pomodoro. Dal pomodoro, sì. Anche perché comunque diciamo che le carni del totano hanno anche questo sentore un po' dolciastro, forte, ma dolciastro. Sì, dolciastro, infatti. Eccoci qua. E facciamo, dobbiamo fare bello proprio, si deve ritirare con questo aceto, okay, in modo che le carni assorbono proprio le... Tutto l'agro dell'aceto. Sì. Quindi dobbiamo attendere che questo sughetto... Roba proprio qualche minuto. Si ritiri completamente. Ecco, a questo punto, quando vediamo che sta per tirare, andiamo ad aggiungere giusto un filo d'olio, che sarebbe quello che non abbiamo messo in precedenza. Sì, perché non abbiamo messo pochissimo, e poi è meglio aggiungere l'olio alla fine, perché poi tutto il profumo dell'olio, il sapore rimane, altrimenti... Quindi è giusta questa cosa, chef. Meglio metterlo alla fine. Che belli questi totani. Infatti quando ti ho visto pulirle stamattina pensavo fossero calamari. No, sono totani. Poi il totano, vedi, ha proprio... Ogni tanto mi viene da... è proprio più scuro, e poi ha la sacchetta, proprio le carni, ce l'ha proprio più alte, perciò è più duretto come... Comunque buonissimo. E adesso anche facciamo questo, un'altra chef, cosa. Si può... facciamo un'altra cosa adesso? Adesso prendiamo questo... Questo è perfetto per l'antipasto. Adesso sto pensando al vellone di Capodanno, non so se si potrà fare, ma comunque a casa per noi dovremmo cucinare e ci possiamo fare un antipastino con questo piatto. Guarda, è veramente un piatto molto molto gradevole. No, ci credo, poi è anche bello rustico. Sì. Quanto è bella questa polpa di pomodoro, chef. Ecco. Quindi deve essere così, bella ritirata, bella densa. Sì, sì, deve proprio ritirare tutti i liquidi, devono essere proprio asciutti. E ci siamo, Jennifer, guarda, sì. Che profumo, ci siamo. Mamma mia. Lo spegniamo, perché quando più cucina un polpo, un calamaro, un totano, quando più cucina, più indurisce. Noi pensiamo di andare a stenerire, invece subisce l'effetto contrario. Ok. A meno che non andiamo a stracuocere, allora lì è un altro discorso. Ma in questo caso... quello poi in vecchiaio lo faremo. Lo stracotto di polpo, di totani. E procediamo con l'impiattamento, che è la parte che ci piace di più in assoluto. Questa polpa di pomodoro, Jennifer, va mangiata proprio al cucchiaio. Io dico a Jennifer, ma dico anche a voi. Io vi rappresento tutti. Anche su una bruschetta, su... fatto così è... No, questo come antipasto è perfetto, magari utilizzandone solo, ecco, così è perfetto come secondo piatto, perché insomma è bello e abbondante, ma sto pensando anche magari in una coppettina piccolina, una monoporzione, chef, è veramente utilissimo per le feste che vogliamo vivere in famiglia e in serenità. Guarda che bello, e l'aglio ci deve stare. Eh sì, ci abbiamo messo a posto. Beh, chef, io che faccio? Mi complimento, che posso fare? Non posso che complimentarmi per questo piatto, sicuramente lo rifarò, perché anche l'anno scorso per il mio cenone di Capodanno ho preso spunto da un tuo piatto, anzi no, era il cenone della vigilia di Natale, ho rifatto un tuo baccalà, una tua ricetta, e quest'anno ti prometto che rifarò questa, perché è molto molto facile e secondo me anche... insomma ricca di gusto. Ti faccio i miei complimenti. Grazie a voi e speriamo che ai nostri amici dei Quattro Santi gli piaccia questa. Che riescono a rifare almeno un piatto, visto che combinano disastri. Veramente, però dai, un po' impegnatevi un po' di più. Dai, le lezioni ve le diamo. A domani. Marco, che mangiamo a pranzo? A pranzo Giovanni sta facendo i bastoncini. Ma come Giovanni? Quello non sa cucinare, fa sempre un macello. Poi, bastoncini.
Cioè, accendi il forno, metti i bastoncini e poi. È pronto! Bello preciso. Cottura lenta su, capito? Vedi? Guarda qua. Vedi? Almeno stavolta li ha tolti dalla busta. È vero, perché mi devo ricordare di togliere la busta, no? C'è l'estintore lì. Mm-hmm.